Siamo con Pierpaolo Pilas, la partita è finita con un punteggio 3-2, quindi per voi favorevole. Avete perso in casa col Gemini, ma oggi avete insomma, fatto un bel risultato. Com'è andata? Ma sì, per noi era importante oggi vincere per tenere testa al Gemini, che so che ha vinto 1-0 contro il San Rocco. Avevamo preparato la partita così come è andata, perché eravamo, purtroppo eravamo in debito con il risultato di domenica scorsa. Che, quindi niente, i ragazzi hanno si sono impegnati, hanno fatto quello che dovevamo fare e quindi è andata bene. Poi il risultato è andato bene anche se agli ultimi minuti, ma penso che anche a livello di nei 90 minuti penso che abbiamo meritato ampiamente. Certo, senti, l'assalto finale del CUS insomma è stato abbastanza pressante, devo dire, però vi siete, avete tenuto bene, poi come dicevi tu alla fine siete riusciti a portare a casa questo risultato che è molto importante. Ecco, per le prossime partite come vi preparerete? Noi adesso ne abbiamo una molto difficile domenica col Triei e dobbiamo prepararla bene perché loro sono inguaiati in zona di retrocessione e hanno bisogno di punti. E quindi dobbiamo prepararla bene. Niente, poi per l'assalto del CUS, va bene, anche logico, giocano in casa, giocando in casa loro dovevano per forza di cose fare uno sforzo in più per portarsi a casa il risultato, però ripeto, io penso che nell'arco dei 90 minuti, di tutti i 95 minuti, chi ha meritato il San Vito e infatti ha vinto il San Vito. Senti, giusto alla fine della partita ti abbiamo visto un pochino polemizzare leggermente con l'arbitro, ecco, quali sono i motivi di questa... No, vabbè, uno sfogo, dopo la tensione, lo stress di questo mese, noi in un mese abbiamo fatto quattro guerre, quattro scontri diretti con Castor, Cus, Castor, Decimo, Gemini e Cus, quindi era uno sfogo forse che serviva, perché mi serviva a sfogarmi. Ok, perfetto, però ti ringraziamo e ti auguriamo un proseguo di campionato buono. Grazie, crepi. Ciao.